Eccoci di nuovo qua con Alissa e Damiano. Oggi ragazzi vi portiamo in un posto specialissimo. Ristorante. E come fate a indovinare? Vi ricordate l'altra volta con Damiano siamo andati a quello You Can Eat? Molto molto bello, dove si poteva prendere tutto quello che volevate, cinese, giapponese, italiano, c'era un po' di tutto. A Milano. Milano, adesso invece siamo a Roma e anche oggi andremo a mangiare a un all you can eat che veramente vi lascerà a bocca aperta. È giapponese. Ti piace il cibo giapponese? Non lo so. Oggi scopriremo se a Damiano piace il cibo giapponese. L'altra volta abbiamo visto che quello cinese gli piaceva, Questo ristorante è molto particolare. Già si vedono le luci rosa che lo contraddistinguono. Andiamo un po' a vedere. Avviciniamoci. Guarda lì con l'acqua. Guarda un po' già da fuori. Piovono bambole. Piovono Barbie. Guarda questa siepe a forma di cavallo. Siamo da Chopstick. Guarda Alissa. Guarda qui che c'è. Wow, guarda lì, mamma. Alissa, sei diventata una Barbie. Bellissimo. Dai, vieni, vieni. Andiamo a vedere dove ci hanno messo al tavolo. Tavolo, sì. Oh, vediamo un po'. Una casa. C'è davvero l'acqua. In fondo a sinistra. Guardate qua, ecco il nostro tavolo. Guarda. Wow, adesso un giorno che veniamo io e te da sole, ci sediamo in questo posto. Ti piace? Sì. Io devo andare al bagno. Andiamo a vedere il bagno allora, dai. Oh, guarda lo specchio. E guardate la mia maglietta, scusate. È uguale a me. Guarda il cielo. Wow. E guarda lì. Vai a sederti, dai. Qui ci sono i bagni. Se uno deve aspettare si può sedere anche qua. Guarda, sulla coda della balena. È vero, c'è la coda della balena. E qui ci sono i bagni. Li dobbiamo far vedere perché sono troppo belli. Wow, senti che profumo. Sono profumatissimi questi bagni. Troppo bello. Ok, guarda, ci sono le luci che ti illuminano mentre fai la pipì. Ok, e dopo aver provato il bagno, voglio far vedere ad Alissa un'ultima cosa prima di andare a mangiare. Passiamo per la giungla. Oh, c'è anche il piccolo. Siamo io e te, Alissa. Yeah. Vai qui a destra, guarda in alto. Wow. Ali, con tutte le Barbie che abbiamo a casa lo potremmo fare anche noi. C'è anche la Wrecking Ball. Cioè ragazzi, questo è il ristorante giapponese più chic in cui siamo mai stati, o comunque il più particolare. Senti, ma adesso andiamo a provare quello che ci interessa veramente. Sì. Il cibo. Vediamo un po' cosa ordinerà Alissa. Fai l'ordine per tutto il tavolo, Ali, eh? Sì, quello ordinalo al mesce il mango. Io devo avere il mio amato somaki. Ci hanno fatto un upgrade, ragazzi! Ci hanno spostato a questo tavolo che è molto più figo. Abbiamo la saletta privata. Hai visto dove ci hanno spostato? Bello! Perché eravamo tra i primi e allora ci hanno messo nella saletta più bella. È già arrivata la cotoletta di Damiano. Oh, comincia a arrivare Alissa. Ecco, arrivate le prime cose. Vediamo qua. Oh, un bel panino. E qua sotto un altro panino. Alissa, yosomaki. Ma si fa così, ma si fa così. Guarda, sono proprio come prima. Veloce. Sentiamo i pareri di Alissa sugli yosomaki. Buoni? Guarda come si fa. E Damiano con il takoyaki. Vediamo un po' se gli piace. Sembra di sì. Sentiamo questo al wagyu. Ecco il mio preferito, il mosaico di salmone. Anche questo col salmone flambé è buonissimo, ragazzi. Qui è tutto spettacolare. E arriva altra roba. Ali, è buono? Adesso Alissa assaggia questo con il wagyu e il tartufo. Pronti? Secondo me non le piacerà. Ah, così, senza salse proprio. Buono? E con le palline là? Arriva un UFO! Un UFO con degli alieni molto gustosi. Carbonara buonissimo, proviamo amatriciana.
Cioè, con l'oro, con la polvere d'oro. Ragazzi, chopstick a Prati. Segnatevi questo nome, ma ci sono anche altri chopstick a Roma. Bisogna provare anche gli altri, ma che bello. Vai, assaggia un po' l'oro. Si mangia, no? Sì, suppongo che se va benissimo. Sentiamo un po' come è questo uramaki con l'oro. Buono? Questa ci mancava ancora di esperienza, Lisa, eh? Ragazzi, condividendo una storia su Instagram, ci hanno regalato anche un calice di prosecco. Cin cin. Questo non è per i bambini, però. E tra un sushi e l'altro, grandissimi giochi. Damiano sta mangiando la sua terza cotoletta nel frattempo. Quanto non ti piace questa cotoletta? È tanto, eh? Buona. Cioè, io avevo preso questo gioco per Damiano e Alissa, e invece ci sta giocando zia Sara. Quasi sono tutti arresi tranne me e il papà, che continuiamo a ordinare e mangiare imperterriti. Che mangiata ci siamo fatte. Comunque secondo me questo è uno dei sushi più buoni del mondo. Sì. Concordi? Ma proprio. Ve lo consigliamo se non l'aveste ancora capito. In ogni porta bacchette dietro c'è scritta una frase. Ah, vediamo sul mio. Antico proverbio giapponese dice: mangiare da chopstick Prati è uno dei quattro scopi della vita. Quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo. A noi ci basta questo. Infatti. Alissa, Damiano, allora questa cenetta vi è piaciuta? E che c'è qua? Un rinoceronte. Due rinoceronti che stanno per combattere. Cinque rinoceronti, vuoi dire? Eh sì, che in realtà sono delle poltrone. No, ci sono anche i pappagalli nascosti, ma ci sono tante cose da scoprire qua. Ma scusate, questa non abbiamo dato abbastanza attenzione a questa giraffa. Dagli un bacino, guarda, lo sto aspettando. Ma che fai? Alissa gli è aumentata la testa. Guarda che cervellona. Che fai? Ah, mamma, sei ingrandita. Oh, questa è una giraffa lampadario. Allora, vi è piaciuta questa cenetta giapponese? Sì. Ok, e allora ragazzi, per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. E per sotto la giraffa c'è. Oh no, Alissa, piove. Senti, andiamoci a rifugiare di nuovo qui dentro e ricominciamo a ordinare da capo.